leopardisti, eccoci Franco Fratton, il punto della situazione del nostro caro Franco su questa prova dell'Europeo. Abbiamo visto per la prima volta in Italia Jeremy Vergnat, tu sei abituato a vederlo perché sei presente con la tua azienda in tutte le gare dell'Europeo, ma per noi è stato veramente spettacolare vedere Jeremy all'opera su un crossodromo che non conosceva. Franco, dici tu qualcosa su questi piloti, su questi ragazzi che sono venuti a correre e andavano tutti veramente, veramente forte. Allora, abbiamo visto qual è la vera realtà delle cose. Abbiamo visto chi è Vergnat, che senz'altro è il numero uno oggi che c'è in Europa. Abbiamo visto come guida, abbiamo visto la facilità che ha nell'eseguire tutta una serie di movimenti, di tecniche. Ecco. Abbiamo visto comunque tutti gli altri ragazzi sono andati qua e dopo tre giri viaggiavano in tempi più che decenti. Senza aver mai visto crossodromo, questo è veramente difficile. Ecco, tra parentesi un crossodromo che era abbastanza impegnativo perché si è dimostrato a livello di tempi di rispetto ad esempio a Castiglione del Lago si sono visti già alcune differenze. I piloti che sono andati forte là, che qui avevano più difficoltà ad andare forte. È una pista poi quando è diventata molto dura ha cominciato a evidenziare cemento alcune difficoltà che c'erano sia a livello motoristico, sia a livello telaistico, sia a livello di gomme, per cui è una pista dove si vede normalmente chi riesce a controllare bene tutto il mezzo. Purtroppo abbiamo avuto non tantissimi piloti, questo dovuto alla troppa distanza. Ricordiamo più di 800 km dai confini italiani, quindi per i piloti europei era veramente lunga. Ma i lettoni mi hanno detto hanno fatto 2882 km, ecco, il che non li invidio, adesso che devono farsene altri 2008 vuol dire un totale di 5-6. Sì, ecco. Sono mancati poi altri piloti che senz'altro sarebbero venuti per via della concomitanza col campionato francese. Qui se le federazioni e gli organizzatori non si mettono d'accordo sono delle cose che non aiutano senz'altro lo sport. Ecco. Io sono stato molto contento comunque della competizione perché tutti sono stati estremamente sportivi, tutti si sono impegnati al massimo, mi è dispiaciuto per Nicola nella seconda manche. Sì, anche a noi, veramente era. Di certo, non era il caso di Nicola, ma tanti piuttosto stanchi nella seconda manche, infatti si sono visti che i primi 30 minuti hanno lasciato segno. Abbiamo visto un Andreino che nonostante anche lui fosse senz'altro stanco è stato lucidissimo a fare due partenze eccezionali. Due all shot perché ricordiamo la partenza rifatta nella gara 2. E poi comunque è riuscito per qualche giro a tenere un ottimo ritmo, così come aveva fatto nella prima manche a seguire Jeremy. Adesso speriamo che il ginocchio non abbia delle complicazioni gravi. Ricordiamo l'ussazione del ginocchio. Sublussazione perché prima è uscito poi è rientrato da solo, però sicuramente c'è stata questa problematica. Però tanti altri bei risultati, devono diventare delle cose più ripetitive alcuni di questi e soprattutto risultati. I nostri piloti hanno visto veramente qual è il livello a cui devono arrivare per diventare dei grandi campioni. Vabbè, ed è un livello veramente elevato, Franco. Senz'altro, io penso che qui abbiamo visto, anche se mancavano altri che vanno veramente forte, però abbiamo avuto modo di vedere tra il meglio che c'è, soprattutto Jeremy ha fatto vedere con quale facilità riusciva a fare determinate cose. Sì. A dire, quando decide di andare a prendere qualcuno lo va a prendere, non ci sono e santi. Non molla, sta a 15-20 metri quando decide di passare diventa una calamita per le ruote posteriori di quello che c'è. È stato veramente bravo, è stato molto bello da vedere. Franco, Paul Holmes, problemi in gara 2? Ma Paul Holmes, diciamo una sua caratteristica, lui due manche veramente fatte bene gliele ho viste fare raramente. Non so che cosa sia perché comunque al di là che lo conosco bene ma non conosco, insomma, ma soffre senz'altro il caldo e una delle due manche normalmente qualche problema ce l'ha. Qui era stanco, ma erano stanchi tutti e ricordiamo che il buon Tony dietro non ha mai mollato lo spingeva veramente arrivando forte. Lì i due piloti che hanno dimostrato di non essere stanchi sono stati Jeremy e Tony sulle due manche. Ecco,
Tony ha fatto una seconda manche eccezionale, è sempre stato lì, l'ha sempre, anzi 3-4 giri prima della fine Tony gli era veramente alle costole. Non penso che lui abbia sbagliato per quello, ma lo vedevo veramente stanco, come quasi tutti comunque. Sì, la pressione di Tony è stata sicuramente fondamentale. Franco, due parole su Tony, su Saborge e sul team in quadra che stanno crescendo veramente tanto. Quanto è importante per la crescita di un team a un pilota come Tony? Ma sai, Tony ti dà, tanto per cominciare, ti dà l'atmosfera, che è molto utile in un team avere un pilota che ride, che scherza, che è contento, che si lamenta poco. E quando si lamenta perché ha dei motivi seri di lamentarsi. In quad hanno preso tante bastonate negli ultimi due anni, hanno senz'altro imparato a fare certe cose meglio di prima, e Tony gli sta ricambiando e ogni fiducia. Gara gli sta consegnando la moto non rotta sulla quale possono lavorare, ma con delle serie indicazioni. Certo, poi direi che stanno facendo un ottimo lavoro. Questo anche per noi, grandi complimenti a Tony. E riparlando di Andrea, come lo vedi? Lo vedi arrivato? Lo vedi un pilota con grande capacità di... Andrea non è arrivato. Se è arrivato siamo messi male. Andrea sta crescendo, ha fatto dei grandissimi miglioramenti negli ultimi mesi, ma ha ancora margine, deve migliorare ancora, ci sono ancora tante cose che deve migliorare. Quello che è venuto fuori comunque è che ha capito di avere delle capacità, perché non ha più le paure dell'anno scorso, senz'altro ha ancora qualche timore, non è così deciso come magari altri, ma c'è anche da dire una cosa, che a volte a essere troppo decisi dopo i rischi diventano tanti, e lui non ha bisogno di prendere rischi in questo momento, lui ha bisogno di diventare certo di quelle che sono le sue capacità. Di confermarsi e di crescere, esatto. Questo è senz'altro grande fan. Franco, tra 15 giorni riusciremo a recuperare Andrea Cesari? Lo sappiamo questa settimana. Io spero di sì. Grande Franco, abbiamo visto dei piloti dell'europeo praticamente il 90% montare le tue sospensioni. Questo bisogna dirlo. Vabbè, 90% no. Comunque sarà l'85%. Diversi, ma noi abbiamo fatto una politica da due anni a questa parte di lavorare, non dico più all'estero, ma di cominciare a lavorare all'estero. La scelta di lavorare con Roman ha dato degli ottimi risultati, perché comunque ci ha permesso di sviluppare dei prodotti in un modo direi eccellente, e vediamo che i clienti sono contenti. Ci succede come questo weekend, abbiamo dato una mano agli altri lettoni, gli abbiamo prestato degli ammortizzatori, non li avevano mai usati e sono rimasti molto contenti, per cui io abbiamo fatto una scelta giusta, e probabilmente il prodotto che era già buono non ha fatto altro che migliorare. E abbiamo visto soprattutto, abbiamo chiesto a Varnià due parole su Romanna. Ha detto che gliele vince tutte quelle del francese, perché è arrabbiato e si è sentito abbandonato da Romanna in questa prova all'europeo. Ma io, una cosa che mi ha detto Jeremy è stata: so che qua ho un secondo e mezzo di vantaggio sul secondo, cosa che normalmente non avrei se c'era qua, se fosse stato qua Romain, che invece sarebbero state qualche decimo, per cui farò una gara intelligente. E ha fatto una gara intelligente, perché ha passato Nicola, perché gli è venuta fuori la possibilità, altrimenti di certo non avrebbe preso rischi. Poi devo dire, ce l'ha confermato anche nell'intervista, al secondo posto gli andava bene. Sì, sia in poi prima devo che dire che si è dimostrato un ragazzo comunque intelligente, perché dopo tutti gli strascichi e tutte le stupidaggini che sono state raccontate l'anno scorso dopo la prima gara di Castelnau, si è fermato, gli ha stretto la mano, non ha fatto lo stupido, non è andato a cercare il contatto durante la gara, per cui almeno ha fatto vedere di essere sportivo. E questo è veramente importante. Grande Franco, un salutone, i nostri complimenti per i risultati del tuo team e per i piloti che segui, e un arrivederci Odolo tra 15 giorni. Ok, ciao, grazie.